Queste sono le istruzioni per allevare i bachi da seta. Raccogliamo le foglie di gelso, ma senza le punte. E senza punta? Stai raccogliendo, Claudio? Tagliamo le foglie sottili sottili senza picciolo. Invece di parlare lavora. Quando ci sono troppe foglie dovrà cambiare il letto. Si mette la retina. Dove? Nella scatola. Sopra chi? Ai bacchini. Ai bacchini metti la retina. E poi non litigare. No. Ma quante retine vanno messe sopra? Una? Bisogna schiacciarli i bacchini? No, ma Claudio, stavo schiacciando tutta la retina sopra. Ma si deve schiacciare la retina sopra? Io non l'ho schiacciata. Sì, l'ha fatto così. Bisogna solo appoggiarla. Allora, appoggiatela delicatamente. Ecco, e adesso cosa facciamo? Cosa ci mettiamo sopra? Le foglie. Le foglie. Mettiamo le foglie sopra. Sì, perché vogliamo mangiare. Cosa stanno facendo? Stanno salendo sopra le foglie. Stanno salendo. Avete visto come sono veloci? Sì. Sono molto veloci. Come flash. Come flash. Qui ce ne sono anche tanti. Sono forti. Fammi vedere. Oh, ma quei baccolini che si arrampicano, qui non li sono vedo. Velocissimi. Si stanno arrampicando questi. Figa, c'è della luce. Sembrano ma Claudio, non devi tagliare le foglie. Come un ragno. Si stanno arrampicando. Tipo come un ragno. Come un scarafaggio. Quando sono saliti tutti i bacchi. Cosa cambiamo il letto. Come fate a cambiare il letto? E quelle foglie lì che rimangono, dove le buttate? Via. Perfetto. Quando sono saliti tutti. Queste sono le istruzioni. Guardatemi un po'. Che cosa sono? Le istruzioni. E quando sono piccoli ci vuole una retina? Piccola. E quando cresceranno ci vorrà una retina? Grande. Perfetto. C'è un bacco che è caduto. E allora salvatelo, salvate il bacco, forza. Prendete anche un altro. Oh, prendete la foglia, bravissimo. Questo è il salvataggio del bacco. Bravissimo, un applauso al salvataggio.